Ciao, in questo nuovo video voglio fare il video tag 15 prodotti che uso tutti i giorni, che ho visto da Eleonora Manni, che saluto, e da Lolla. Vi mando un bacione a tutte e due, e io le seguo sempre. E se non le seguite, male male, seguitele. E quindi partiamo subito dai prodotti. Come crema utilizzo sempre questa qui, che è di Xea Beauty, Effect. È molto buona, devo dire. L'avevo accantonata da un po' di tempo, però mi piace molto, quindi la utilizzo e ve la consiglio se la trovate da qualche parte. Penso si trovi nelle farmacie, però non so se poi veramente si è trovato o no, perché a me è stato inviato questo prodotto, però poi io non l'ho visto in giro, quindi non ne ho idea. Come fondotinta utilizzo questo prodotto qui, che è di Collistar, ed è il fondotinta Tenuta Perfetta. Questo me lo sono comprata io, purtroppo non me l'hanno inviato, e ha la protezione anche 10, mi piace molto e lo indosso anche ora. È un buon fondotinta, nulla da dire. Come correttore utilizzo il MAC Studio Finish Concealer. Perché non finisce mai? Cioè, mi piace come correttore, però ne vorrei provare anche un altro, ma non finisce mai. E questo qui ce l'ho da un anno e mezzo, ma non finisce. E quindi spero che finisca presto per provarne altri. Come cipria sto utilizzando la Rimmel Stay Matte, che ho già fatto il buco. Ed è la 01, la mia, ed è una cipria buonissima. Cioè, io ho provato anche quella di MAC, la Mineralize, però cioè, mi trovo bene uguale, quindi non ricomprerò mai più quella di MAC, ma comprerò questa qui. Per le sopracciglia invece utilizzo sempre questa penna qui, che è della FM Makeup Tattoo Brow Tint, che è un pennarello, il mio quasi scarico perché lo uso sempre, ed è tipo quello di Kiko. Questo qui me l'ha regalato la mia amica Elvira, non Alvira, Elvira, che saluto, ciao Elvi, e mi piace un sacco. Come primer occhi utilizzo sempre questo qui della The Body Shop, che vi ho già fatto vedere mille volte, Instant Blue Eyes, molto buono. E appunto anche questo qui non ha nulla da invidiare al Premier Potion, quindi ve lo consiglio. Come ombretti per tutti i giorni uso sempre due palette, che sono queste qui. Una è della V7, della In The Buff, che è praticamente il dupe perfetto della Naked 2. E mi piace sempre usare tantissimo, vabbè, questo che è quasi finito. Io ho anche la Basic, ma l'ho divorata, quindi. Poi uso sempre l'oro. Il nero li uso un po' tutti perché ultimamente mi piacciono di più i colori nude. E stessa cosa, utilizzo questa palette qui di Egyptian per fare i contouring e varie cose. Infatti potete ben capire quali sono i miei colori preferiti che uso. E questa qui mi piace tanto, cioè i colori matte mi piacciono di Egyptian, ma non mi piacciono gli ombretti in colore shimmer perché sono troppo polverosi. E questi qui, la palette ve la potete comporre voi. Come blush utilizzo sempre questo qui di Essence, che è il Blush Up 10, che appunto è Gradient. Vabbè, molto bello, nulla da dire. Come ulteriore correttore, per coprire meglio le mie occhiaie, utilizzo anche questo qui di L'Oreal, che è il Nude BB Concealer Anti-Age, cartapino viola. Mi piace, però abbinato ad un altro correttore perché sennò non copre troppo, quindi lo utilizzo diciamo per farlo fuori. Come mascara questo qui della New York Color, che è il City Curls, molto buono, valido, costa poco e lo dico sempre che mi piace un sacco, quindi è inutile che continuo a rinominarvelo, a parlarvene. Come eyeliner utilizzo questo qui della The Body Shop, che è in gel ed è il Smoky 2 in 1 Gel Liner. È un eyeliner in gel nero che ha anche il pennellino sopra, è molto buono. Come rossetto, diciamo, sì, utilizzo questo qui di ELF, che è Jumbo Lip Gloss Stick in colorazione Summer Night, che praticamente è un colore molto nude, che però mi piace tantissimo, si svita. E anche questo qui è molto carino, molto buono. Penso sia la linea base. Come matita occhi utilizzo sempre questa qui della Rimmel, che è la Scandalize Bianca. Perché cioè, fa un effetto bellissimo all'interno dell'occhio. E infine come struccante utilizzo questo qui della Lancôme, che l'ho trovato in un kit con un mascara, che è il Be Facile, però cioè, se devo essere proprio sincera non mi piace perché unge troppo e cioè,
non spenderei mai neanche un euro per questo coso, quindi lo finisco e buonanotte. Questi erano i miei prodotti, io taggo The Make Love 01, Ilaria, taggo Anna che è I Love My Makeup 100 e taggo anche Kaki Queen Makeup Dream 35 e potrei stare qua a taggare all'infinito, però francamente non so chi l'abbia già fatto, chi no. Vorrei anche taggare una ragazza, ora mi sfugge il suo nick mi sfugge il suo nick perché comunque la conosco da poco, ma sono sicura che tu capirai che sei tu, perché praticamente tu sei amica, se si può dire, di mia sorella su un gruppo degli animali e quindi mi segui per quello. Quindi ti taggo, non mi ricordo il tuo nome, scrivilo qui sotto, così dopo io lo scrivo nell'info box. Mi sono dimenticata il tuo nick. Comunque è molto brava perché ho visto tutti i suoi trucchi ed è bravissima. E niente, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!